Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Quest'oggi sul portale di Opzionaria, un portale che ospita i metodi strategici più evoluti a livello internazionale nel mondo delle opzioni. Primo su tutti il metodo dribbling, innovativo, anticonvenzionale, inimitabile. Un modello strategico che ha letteralmente rivoluzionato l'operatività con le opzioni, un metodo non solo altamente valido sull'S&P 500 di cui abbiamo visto i magnifici risultati proprio qualche settimana fa, ma anche capace di dare enormi soddisfazioni su altri indici come ad esempio lo Stoxx e il DAX. Oggi con il dottor Maurizio Monti che vado a presentare parleremo proprio di dribbling DAX. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maurizio, non voglio dilungarmi oltre, visto che in questo webinar verranno trattate diverse tematiche di grande interesse, ti assegno quindi il controllo dello schermo da subito e se è possibile ti chiederei di spendere qualche parola sull'S&P 500 come consuetudine per i webinar di dribbling. Assolutamente sì. Ecco qua, vediamo subito un'analisi macroscopica sull'S&P 500. Voi direte: ma perché parliamo di DAX e parliamo di S&P? Perché guardare i mercati americani significa capire come stanno funzionando veramente i mercati, dove stanno andando e implicitamente avere la direzione dei mercati europei. Qualcuno dice: sì, ma negli ultimi tempi, oggi è il 30 novembre, sono le 11:47, 11:46 del 30 novembre. Negli ultimi tempi i mercati europei, per esempio, hanno sovraperformato rispetto agli americani. Beh, questo è vero, ovviamente le diverse aree geografiche possono reagire in modo diverso, ma ricordate che se volete vedere realmente come vanno i mercati dovete guardare gli americani. E guardate l'S&P 500 per una ragione molto semplice: è il più mean reverting degli indici americani. È quindi il più cadenzato nei suoi movimenti, anche se ha la sua naturale volatilità, ed è quello che ci sta dicendo come va il mondo azionario, ma il mondo azionario in termini globali, ovvero come va il mondo a livello del mercato azionario appunto mondiale. Beh, che cosa è avvenuto sull'S&P 500 negli ultimi giorni? Questo è il grafico daily. Il grafico daily ci dice che sono state rispettate in pieno le nostre consuete valutazioni su resistenze e supporti. La nostra famosa linea rossa, che proviene dal 6 marzo, 6-9 marzo del 2009, ripeto, dal 6-9 marzo del 2009, cioè dal minimo a 666 dell'S&P 500, questa linea qui arriva fino al 2009, fino a livello 666, per dirvi quanto è importante. Bene, questa linea ha fatto da resistenza naturale. La coincidenza era anche con la media mobile 200, questa gialla che vedete, che aveva già fatto da resistenza naturale niente meno che il 17 agosto, cioè prima del grande crollo dei mercati successivo a Ferragosto, quello che poi si è concluso con la stoccata finale al 13 di ottobre fino a 3502 di S&P 500. Ora abbiamo assistito nelle ultime settimane a un rimbalzo poderoso. Osservate come la linea rossa è stata già resistenza in quello che è stato il massimo relativo recente, che non è stato ancora violato, a 4050.75. Il tentativo di violazione che c'è stato il 25 di novembre, ovvero a ridosso della settimana del Thanksgiving, notoriamente una settimana statisticamente favorevole per i mercati, non è, il tentativo di violare il massimo relativo precedente non è riuscito. Si è fermato il future dell'S&P 500 a 4049.25, esattamente coincidente con la nostra linea rossa. Il giorno successivo, a far da supporto, ha trovato l'altra nostra linea rossa, sempre quella che affonda fino al
6-9 marzo del 2009, sono due linee strutturate con due criteri leggermente differenti che fanno tipicamente da supporto e resistenza di breve termine una volta che vengono colpite. Vediamo poi che c'è una linea di massimo volume che si è creata intorno a 3.975, confermata peraltro anche dal mercato delle opzioni, e oggi 30 novembre, oggi è la conclusione del mese, il mercato sta cercando di rimbalzare su questa linea di massimo volume. Se vado a interpretare il mercato delle opzioni sull'S&P 500, vado a vedere che la scadenza a 0 giorni, ricordate sempre di vedere prima di tutto la scadenza a 0 giorni, quella cioè che scade in serata, poi di andare a vedere magari successivamente quella a 1 giorno, a 2 giorni, al venerdì successivo è la scadenza tecnica del mese, ma quella a 0 giorni vi dà già l'indicazione di quello che avviene nella giornata. E a 4.000, a livello 4.000 di S&P 500, in questo momento l'S&P del 16 dicembre naviga a 3.970, a livello 4.000 ha un open interest assolutamente significativo, lo vedete bene, di 6.500 pezzi, che si sta incrementando con un volume di oltre 1.500. Vedete bene che quindi 4.000 sarà una resistenza abbastanza dura da rompere. Se dovesse essere rotto, ovviamente il mercato si girerà al rialzo e quello diventerà un supporto molto forte. Però tenete presente anche per movimenti di breve nel corso della giornata che al primo tocco quel livello 4.000 reagirà molto violentemente, rigettando il prezzo verso il ribasso al primo tocco. Dal secondo tocco in poi la probabilità ovviamente discende gradualmente. Vediamo che invece il mercato si prepara ad un minimo a 3.900 con un intermedio 3.950 che è stato già toccato, dove c'è un 5.000 pezzi circa, 4.990 di pezzi put che reagiscono a 3.950, ma il mercato sta consolidando anche delle put a livello 3.900, dove vedete bene che è il punto assolutamente prevalente. Questo cosa significa? Che fra 3.900 e 3.950 c'è un punto di supporto molto importante. Per chi ama i DPD, il Defense Point Distribution, vediamo che sostanzialmente abbiamo una conferma di questa analisi, perché a 3.925 e a 4.000 ci sono rispettivamente il primo supporto e la prima resistenza, e il supporto immediatamente successivo è a 3.900, 3.901, 3.926,75 con i calcoli del DPD, e poco sotto l'area 4.000 per quello che riguarda invece la resistenza. Quindi oggi ci muoveremo all'interno di quest'area. Se venisse rotta, ovviamente supporti e resistenze si invertono. Di conseguenza, in che momento di mercato siamo? Siamo in un momento di mercato dove il mercato deve decidere se continuare con il classico rally natalizio dopo aver preso un po' di pausa, pausa che ormai è piuttosto lunga perché è una pausa che di fatto persevera dal 10 di novembre, quindi gli ultimi 20 giorni di novembre sono stati contenuti all'interno di una fascia ristretta, estremamente compatta. Ora, rompere la media mobile a 200 è una cosa possibile, ovviamente è già avvenuto. L'ultima volta che è avvenuto è stato nel mese di marzo, perché poi il mercato è sempre stato sotto la media mobile a 200 e, ripeto, il 17 agosto ha fatto da potente resistenza, come ha fatto adesso il 25 di novembre scorso, quando appunto è stato rigettato di nuovo il prezzo. Vedremo se il mercato avrà la forza di salire ancora, se ha la forza di salire ancora la resistenza tecnica a cui bisogna guardare intorno a 4.150-4.160, che è il 50% del range complessivo della discesa da 4.808, il massimo del 5 gennaio, fino al
minimo del 13 ottobre a 3502. Se non ci sarà questa forza e le nostre linee rosse con la media mobile 200 continueranno a respingere il prezzo, ohimè, significa che comincia una nuova fase di ribasso e dovremo aspettarci molto presto un livello 3800-3750 che sarà il prossimo supporto da toccare per l'S&P 500. Come andranno gli europei? Gli europei, al di là di ipotesi di sovraperformance, all'ipotesi di Lagarde più tenera o più tenerella di Powell, bene, Europa in una condizione diversa, quindi tassi che andranno a incrementarsi di meno, al di là di qualsiasi valutazione di questo tipo, l'Europa alla fine seguirà il destino che ci traccia l'S&P 500 e che ci tracciano gli americani. Credo di aver esaurito sull'S&P 500, forse mi sono dilungato anche. Magnifico. Gentilissimo Maurizio, grazie mille. Possiamo quindi passare a Dribbling Ducks, come portare la Certo. volatilità da rischio a profitto. Vediamo cosa è successo anzitutto su Dribbling Ducks, perché è molto bello quello che è successo nelle ultime settimane. Allora, prego gli ascoltatori di non, trattandosi di grafici su operazioni già passate, di non guardare il grafico. Sapete quanto al grafico diamo poca importanza, diamo molta più importanza ai numeri. Abbiamo impostato una strategia sul DAX con scadenza 18 novembre e con il consueto metodo di copertura, ovvero avevamo venduto delle opzioni molto lontane, erano opzioni a 9.400. 9.400, adesso per dare una sensazione di dove sta, andiamo a vedere il grafico. Quando parliamo di opzioni lontane, diciamo qualche cosa di molto serio. Ecco, 9.400 è qua giù in fondo, rispetto per esempio all'ultimo minimo fatto dal DAX il 4 di ottobre, che era a 11.800 circa, 11.850. Quindi a 9.400 abbiamo venduto delle opzioni, le abbiamo coperte dalla parte alta con il consueto metodo degli spread a debito. A cosa servono questi spread a debito? Servono a trasformare in potenzialità di profitto, comunque in copertura a nostro favore, l'eventuale mercato che ci viene contro. Essendo venditori di put, il mercato ci viene contro quando scende e noi quando scende invece abbiamo delle coperture che a nostro favore ci procurano una potenzialità di profitto. Sono coperture anch'esse in questo caso piuttosto lontane, sappiamo che esistono diverse casistiche nelle strategie di dribbling. In questo caso abbiamo usato una copertura che partiva da 1000 punti sopra la parte venduta, quindi da 10.400, impostando due spread a debito: 10.200, 10.400, 10.200 e 10.900. Sono quindi 400 punti di DAX a nostro favore. Una delle opzioni vendute era direttamente coperta a 200 punti sopra a 9.600, ma non rinunciavamo a coprire con la nostra consueta reverse calendar con la scadenza corta al 21 di ottobre. Abbiamo poi finanziato successivamente l'acquisto di due ulteriori opzioni 18 novembre con scadenza 9.200, che andavano praticamente a compensare dalla parte bassa l'intera strategia. Per farla breve, da questa strategia abbiamo incassato 225 euro, ma a un certo momento, quando abbiamo dovuto finanziare le due put aggiuntive, a noi piace stare coperti, non c'era nessuna ragione specifica per dire che potevamo aver paura a 9.400 di venire colpiti, ma in ogni caso abbiamo comprato queste due 9.200 a maggior copertura, ma le abbiamo anche finanziate. Come abbiamo fatto a finanziarle? Le abbiamo finanziate con un lato nord della strategia. Il lato nord è stata una scelta azzeccatissima, perché qui, Luciano, vedi il grafico che è aggiornato a tempo reale, perché la piattaforma come dire, aggiorna il prezzo, vedi che il prezzo si sta muovendo. Nella Certo. realtà,
La chiusura del 18 novembre è stata a 14.441 e noi avevamo il massimo profitto, lo vedi qui sotto, guarda, this point, lo avevamo a 14.449 circa, ok? E con un massimo profitto a 772 euro, da cui 772 euro che praticamente ci siamo portati a casa per intero, da cui però abbiamo dovuto in qualche modo pagare anche pegno perché la chiusura è stata, come dire, a nostro favore, avevamo comunque dei margini ulteriori, anche se avesse continuato a salire nei 2 o 3 giorni precedenti alla chiusura. Ma avevamo preferito anche coprire la parte alta con due call 14.550, ma a nostra volta abbiamo finanziato quelle due call in modo tale da poter avere un risultato inalterato della strategia, come abbiamo fatto a finanziarla, con una piccola strategia sulle put 9 dicembre, questa è ancora aperta, e in questo momento ha un net now di 257 euro a nostro favore, con cui abbiamo finanziato quelle due call che abbiamo preferito aprire. E abbiamo, diciamo, una parte del profitto, questi 250 euro, li abbiamo rimandati, diciamo, al 9 dicembre, anche se teoricamente potremmo già essere molto vicini a chiudere la strategia. Riteniamo che questa qui la chiuderemo intorno o il 2 dicembre, cioè venerdì prossimo, o lunedì, martedì della prossima settimana, perché saremo già pronti per chiudere le put, quindi per chiudere l'elemento di rischio della strategia. Quindi un mese che è andato molto molto bene, ma abbiamo anche potuto chiudere, e questo ci permette poi di dimostrare ancora una volta che gli ultimi giorni non è vero che sono i più profittevoli, perché qui abbiamo anche chiuso in anticipo la strategia 16 dicembre, cioè quella che in teoria si sarebbe dovuta chiudere il 16 dicembre. Abbiamo chiuso il 18 novembre. L'abbiamo chiusa praticamente alla scadenza del reverse calendar corto. Abbiamo realizzato la differenza tra 500 e 229, quindi 270 euro di profitto, 270 euro che abbiamo aggiunto di fatto al profitto di novembre, anche se sarebbe stato un profitto di dicembre. Adesso in questo momento abbiamo in piedi la strategia del 9 dicembre, che ormai è vicina al punto di profitto. E se vuoi, adesso ti faccio vedere un'ipotesi di quella che sarà la strategia prossima, cioè quella che Assolutamente, Maurizio. andremo a mettere a mercato molto presto e che magari quindi i nostri ascoltatori potranno prendere abbonandosi al servizio, e vediamo insieme la costruzione di questa strategia. Allora, eccolo qua. Abbiamo il nostro mastro birraio che ci ha esploso le nostre opzioni. Andiamo sulla scadenza del 20 di gennaio, è la scadenza prossima, visto che ormai quella 16 dicembre l'abbiamo chiusa. È una scadenza a 51 giorni e come sempre andiamo a prendere un livello molto molto lontano. Allora, il livello che è calcolato nel nostro sistema è quello 11.500, ma tanto per farci due risate insieme, il mastro birraio cosa ha deciso? Che sotto 11.500 c'è 11.000, cioè non c'è 11.400. Ora, siccome quando si vende un'opzione può essere comodo quello di, come dire, fare una copertura con tempi diversi immediatamente sotto, in questo caso è una put, quindi immediatamente sotto la put, per esempio comprare un giorno in futuro, prima dei 51 giorni di scadenza, una 11.400, siccome il nostro mastro birraio ha deciso che fra 11.500 e 11.000 non c'è niente, allora ci ha costretto a innalzare di 100 punti il nostro livello di vendita. Siamo a 2,7 deviazioni standard invece che 2,8, ma questo è abbastanza tipico per il DAX come livello.
cosa andiamo a fare con queste 11.600? Andiamo a venderle, quindi andiamo a venderne un po', alcune. Andiamo a venderne 6 per l'esattezza. Quindi 6, 11.600 che vendiamo a un prezzo intorno ai 22, 22.10, forse riusciamo a prendere 22.50 se in quel momento c'è uno stato di ubriachezza molesta più significativo del solito da parte del nostro mastro birraio. Adesso Sì. andiamo a 11.700 e andiamo a coprire, a fare una prima copertura, va bene, della nostre 11.600. Poi compriamo due begli spread. Allora, li compriamo a 11.800, vendiamo e a 12.000 compriamo, che ci dà una bella copertura di 200 punti sopra. Poi continuiamo ad innalzarci a 12.100, vendiamo e a 12.300 compriamo. Come vedi, diciamo che siamo innalzati da 11 e 6 a cui abbiamo venduto, siamo arrivati al primo livello di copertura a 12 e 300. Il mercato sta battendo 14 400, quindi stiamo vendendo opzioni 2800 punti più in basso a 2,7 deviazioni standard. Poi direte, chi è che conosce il dribbling dell'S&P 500? E dice, ma in genere vendiamo a più di 3 deviazioni standard, e questo lo riusciamo a fare nell'S&P, ma non si riesce a fare nel DAX per una ragione molto semplice. Questa è una cosa che non vi spiegano in tanti, ma le opzioni che si costruiscono sugli indici hanno una formula diversa di quelle che si costruiscono sui future. Il future viene, si dice, la formula di Black-Scholes, no? In realtà è un'improprietà, perché la formula di Black-Scholes si applica agli indici. Quindi DAX, per esempio, ha le opzioni sugli indici e della formula di Black-Scholes. La formula che si applica invece ai future è una formula leggermente diversa, si chiama formula di Black, cioè è uno solo dei tre che hanno preso il Nobel ad essersi assunto la paternità della formula sui future. Questa formula è leggermente diversa perché tiene conto del RO dei future, tiene conto di parametri che sono leggermente diversi, perché nella scadenza del future viene calcolato il RO, il tasso di interesse. Quindi il metodo di calcolo è leggermente diverso. Questo metodo di calcolo leggermente diverso genera su dribbling una leggera differenza nei livelli a cui vendiamo in termini di deviazioni standard, e quindi qui in questo caso siamo a 2,7 deviazioni standard. Osservate come comodo Interactive Brokers che mi calcola le deviazioni standard semplicemente andando a scorrere, vedete, a scorrere gli strike. Questa è la strategia di base. Come vedete, Interactive mi calcola un mid di 100 punti, ma non ci credo che col mastro birraio riusciremo a fare mai 100 punti con questa strategia. Facciamo pure che siamo intorno agli 85 punti, eh? Diciamo che ci regalerà qualcosina sugli acquisti. Qui parliamo di un ask 83,9, diciamo che 85 punti dovremmo riuscirli a fare, ma di questi 85 punti ne reinvestiremo un centinaio circa. Scusa. Degli 85 punti che significano, facciamo proprio il calcolo, no? Allora, 85 punti moltiplicato 5 sono 425 euro. Di questi 425 euro ne reinvestiremo un centinaio circa, circa 100 euro. E come li reinvestiremo? Andremo sulla scadenza 30 dicembre e andremo a comprare 2 11.500 pagandole 10 punti e 30, quindi 10 punti e 30 sono 20 punti di DAX, sono appunto 100 euro, che ci aiuteranno a correggere leggermente il let now nel caso in cui il mercato ci vada contro, e ci daranno un'ulteriore copertura aggiuntiva. Bene, da tutto questo quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere un utile di
circa 325 euro, mettiamo pure 300 euro e andiamo a vedere che cosa succede proprio sullo sviluppo della piattaforma. Andiamo a vedere la nostra strategia prossima. Questo, vabbè, è il payoff per chi vuole il payoff, ma il payoff nelle strategie di dribbling serve a meno di nulla. Se vado ad attivare la scadenza 30 dicembre, l'unica cosa utile che mi dà il payoff, che mi fa vedere il payoff, è l'attenuazione della linea rossa, quindi l'attenuazione dell'act now, l'attenuazione che mi dà la presenza delle due opzioni 30 dicembre e la loro quindi utilità in abbattimento dei margini, in abbattimento della curva dell'act now nel caso in cui il mercato mi vada contro e in ulteriore copertura. Questa è la funzione del reverse calendar. Ora, se io vado in analisi, invece quello che non fa vedere mai nessuno, anche perché c'è un profondo senso di vergogna alle volte a far vedere i risultati di talune strategie con il grafico tridimensionale, che cosa andiamo a vedere? Vedete che tutta l'area violetta, diciamo che questo è un grafico che mi permette di vedere lo sviluppo nel tempo, cioè mano a mano che io mi muovo con il cursore, se guardate il crosshair point nell'act now, vi rendete conto di come si muove la strategia. Osservate qui in questa colonna, crosshair point at now, mano a mano che mi muovo con il cursore. Vedete che la strategia va ad avere, indipendentemente dai movimenti del mercato, qui stiamo parlando da meno 10 a più 10, un'area che è di profitto costante a scadenza. Sono i circa 400 euro iniziali, che però da cui dobbiamo dedurre i 100 euro di copertura, i 100 euro di copertura. Ovviamente nella parte iniziale che cos'è che rischiamo? Rischiamo che fino a che non c'è una maturazione sufficiente del time decay, possiamo rischiare un po' di act now negativo. Vediamo per esempio fra 18 giorni, il 18 dicembre, che cosa succede. Il 18 dicembre succede che se il mercato è sceso dell'8%, bene, abbiamo un net now negativo di 137 euro. Mano a mano che andiamo avanti, questo net now diventa positivo, fino a che a scadenza è sempre positivo. Questo è un signor grafico, è una delle ragioni per cui ben pochi vi fanno vedere queste cose qui, perché questo è un signor grafico e non sono in molti a poter vedere, a poter illustrare un signor grafico tridimensionale di questo genere, dove il rischio è limitatissimo e la potenzialità di profitto è così elevata, è estremamente alta. C'è anche un'altra bella cosa che vi faccio vedere, che è il cosiddetto data grid, è un'altra cosa che raramente vi viene illustrata. Facciamo una simulazione. Una simulazione, io sono reduce dall'ETF di Milano di ieri e dove ho parlato molto, come sempre negli eventi. Ecco qua, vediamo che cosa avviene di qui al 20 di gennaio in questa strategia, supponendo per ora il mercato costante, diciamo il mercato che non si muova più di tanto rispetto a quello che c'è in questo momento. Allora, minimo e massimo, che cosa mi dice? Time to expire. Ok. Eh sì, c'ha ragione. Devo scrivere 2023. Vedete l'effetto fiera che ancora si sente. Ecco, perfetto. Ok. Allora, vediamo qual è l'evoluzione sostanzialmente dell'act now di questa strategia, supponendo, facendo una prima ipotesi di mercato costante, volatilità costante, mercato che non si muove troppo, mi permette di dare la dimostrazione degli ultimi giorni. Allora, il 20 di gennaio abbiamo 417 euro di profitto. Osserviamo che se noi torniamo indietro,
All'1 di gennaio ne abbiamo già 409. Al 30 di dicembre, cioè alla scadenza del reverse calendar, ne abbiamo già 402. Adesso la domanda che vi pongo: ha senso stare a mercato dal 30 dicembre al 20 di gennaio per prenderci 15 euro? Quando vi dicono, e questo veramente è una immonda bugia che vi viene raccontata da quasi tutti, immonda bugia, quando vi dicono gli ultimi giorni sono quelli più convenienti, gli ultimi giorni sono quelli dove il time decay, e vi fanno vedere dei grafici di questo genere, dove gli ultimi giorni, vedendo il grafico, sembra per davvero così, sembra per davvero che gli ultimi giorni sono quelli più convenienti, no? Sono quelli dove bisogna stare al mercato perché è quello più conveniente. Ma dove, no? Sappiate che chi ragiona in questo modo o non ha mai messo operazioni a mercato, o non ci ha mai guardato seriamente, o non ha capito nulla delle opzioni. Perché il vero problema è vero che c'è un fast time decay nell'ultima parte. Questo è verissimo, assolutamente. Ma in termini relativi, l'opzione, quando io vendo al 20 di gennaio 2023, in presenza di un mercato che non si è mosso tanto, ma se si è mosso è un altro discorso, non parliamo solo di time decay, parliamo di delta, di volatilità, parliamo di mercato che si è mosso. Ma a parità di condizioni di mercato, quando il time decay ha già giocato il suo ruolo, e ci troviamo a 20 giorni dalla scadenza, 25 giorni dalla scadenza, non ha nessun senso stare aperti. Come abbiamo visto prima, che abbiamo chiuso la scadenza 16 dicembre, perché ci siamo portati a casa il nostro profitto, se aspettare il 16 dicembre per fare 20 euro di più o 30 euro di più, non ha nessun senso dal punto di vista del rischio. Come non avrà nessun senso dal punto di vista del rischio stare a mercato su questa strategia negli ultimi 20 giorni o 25 giorni, quando io sono arrivato al 28 di dicembre, al 30 di dicembre, questa strategia, se il mercato, intendiamoci, non mi è venuto violentemente contro, questa strategia viene chiusa perché non ha senso stare aperti. E ricordate che è una grandissima balla, è una grande balla quella degli ultimi giorni. L'ultimo miglio delle opzioni non è mai conveniente. L'ultimo miglio delle opzioni bisogna scappare molto prima dell'ultimo miglio, perché non bisogna esagerare nel rischio. Quindi chi ve lo dice, vi dice una grande bugia perché non ha capito nulla di opzioni. Sono queste le cose che contano, sono i numeri, non sono i grafici. Chi si ferma ai grafici viene ingannato. Le opzioni non si governano coi grafici. Quando mi chiedete il payoff, io ve lo faccio vedere il payoff, non ci sono problemi. Eccolo qua, il payoff, va bene? Togliamo la scadenza breve, ecco il payoff. Il payoff vi dice che a 12.300, guarda caso, quando comincia lo spread put bear, no? Il grafico si innalza. Tanto piacere, ma perché non lo sapete che a 12.300 il grafico si innalza perché questa put va in demand? E perché questo è il punto di massimo? Perché ovviamente è il punto dove i due spread raggiungono il loro punto apicale con la put 11.700 che anch'essa diventa in demand. E perché poi cade? Perché c'è l'effetto delle 6 put vendute. Ci avete bisogno del grafico, ragazzi? Insomma, ma c'è bisogno del payoff per capire questo o c'è bisogno dei numeri? Però io il payoff ve lo faccio vedere, per carità, chi è cresciuto con i payoff è giusto che abbia questa abitudine, ma non serve assolutamente a nulla, a nulla. E chi vi fa vedere il payoff al posto di farvi vedere questo, al posto di farvi vedere com'è costruita la strategia, quale logica ha, significa semplicemente che punto uno non ha capito nulla delle opzioni, punto due semplicemente vuole nascondere dei risultati, vuole nascondere come è costruita la strategia, perché poi quando me la strategia si rivela del tutto inefficace, perché questa è una strategia dove voi vendete opzioni con un massimo livello di sicurezza,
Le vendete a 2,7 deviazioni standard, le vendete coperte in tutti i modi dagli spread a debito, le vendete coperte perché avete una put diretta di copertura e altre due put a scadenza ravvicinata, nella scadenza che è calcolata, osservate, non in modo casuale, è calcolata in modo tale che nel nostro data grid, ovvero in quello che abbiamo visto prima, in quell'analisi che abbiamo visto prima, è calcolata in modo tale che abbiamo la possibilità di poter chiudere la nostra strategia alla prima scadenza del reverse calendar, perché questo è il modo di operare migliore. Poi, se il mercato ci è andato contro, ovviamente andremo a modificare la nostra strategia, andremo a integrarla, andremo a comprare altre put, altre call, andremo a finanziare in qualche modo l'acquisto di queste put, ma questa è una strategia calcolata esattamente in modo tale da potervi dare immediatamente lo stesso risultato quando siamo a 20 giorni dalla scadenza, perché le nostre reverse calendar sono calcolate per fare in modo di poter chiudere la strategia alla scadenza della reverse calendar. Poi il mercato ci è andato contro, bene, non chiudiamo, continuiamo a combattere con il mercato, come abbiamo fatto anche a novembre. A novembre il mercato si è mosso, diciamo, nella scadenza novembre, per intenderci, quindi l'avevamo aperta già a ottobre. Ovviamente per ottobre e novembre il mercato si è mosso tanto, abbiamo sopportato anche dei movimenti importanti, perché a ottobre c'è stato il minimo del DAX, c'è stato un rimbalzone con un secondo minimo che faceva temere un minimo anche inferiore. Poi non c'è stato nel mercato americano, non c'è stato in quello europeo, ma obiettivamente il mercato si è mosso tanto. Abbiamo ovviamente reagito con le nostre strategie, ma quello che conta su queste strategie è capire i numeri, e non solo su queste, su tutte. Chi non vi fa vedere i numeri, chi non vi fa vedere come è costruita, perché ha i segreti di Pulcinella, va bene, perché se non vi faccio vedere come è fatta la strategia, è perché voglio tenere nascosti dei segreti di Pulcinella. Okay? Sono segreti di Pulcinella se non vi illustro come è fatta la strategia. Poi, attraverso la strategia, dalla strategia possiamo fare tante belle deduzioni. Possiamo anche graficare il payoff. Vi piace il payoff? Eccolo lì il payoff. Va bene. Però ricordate che col payoff ci fate molto poco. Nella realtà è con le analisi serie quelle che possono darvi un qualche supporto e una qualche utilità. E comunque sono tutte analisi a carattere numerico, come ho cercato di dimostrare. Quindi questo è quello che potremmo andarci a prendere abbonandoci adesso a Dribbling Dazs. A te la parola, Luciano. Stupendo, stupendo Maurizio, grazie mille per la brillante ed esaustiva disamina. Nonostante tu sia reduce dall'IT Forum, non abbiamo ravvisato alcuna dislessia nella tua esposizione, quindi complimenti, grazie mille. Strategia di ineguagliabile sofisticatezza e completezza, quella di dribbling, strategia che tra l'altro siamo soliti definire blindata, questo perché presenta un bilanciamento perfetto per le opzioni trattate, una strategia assolutamente simmetrica. Vorrei che ci dicessi quali risultati possiamo aspettarci da Dribbling Ducks, quali risultati abbiamo ottenuto finora. Allora, la strategia di Dribbling Dax ha un obiettivo più contenuto di quello che abbiamo riscontrato, abbiamo visto nel mese di novembre. A novembre abbiamo guadagnato veramente tanto, insomma, per intenderci. Abbiamo chiuso in anticipo dicembre, abbiamo chiuso la strategia lato nord praticamente nel punto ottimale. Ci siamo finanziati anche una copertura che non ci sarebbe servita, rimandando al 9 dicembre quel pezzettino di utile. Insomma, è chiaro che abbiamo fatto, come dire, un novembre molto grasso. Ora, l'obiettivo della strategia è similare a quello che abbiamo visto di dribbling sull'S&P 500, nel senso che l'obiettivo della strategia è quello di andare a costruire un profitto mensile che va dall'1,5 al 4% del capitale. Il capitale occorrente dipende molto dalla piattaforma che utilizzate, perché se utilizzate le piattaforme europee
che obiettivamente sul DAX o sull'Eurostoxx vi danno dei grandi benefici in termini di marginalità, di minori margini, sicuramente avete anche una potenzialità di maggior rendimento sul capitale. Su Interactive Brokers, che noi continuiamo a considerare come dire, il broker numero uno in senso assoluto, ma non significa che devo per forza sposarmi il numero uno, va bene anche il numero due o il numero tre, ma su Interactive Brokers i margini che vi vengono richiesti sono superiori e molto spesso aggiungere una opzione in reverse calendar è utile per poter andare ad abbattere ulteriormente i margini. Questo è quello che è avvenuto sul DAX dall'1,5 al 4% mensile, in una logica che è assolutamente parallela a quella che abbiamo visto sull'S&P 500, e quindi quella dove abbiamo illustrato più volte le performance che riscontriamo nell'S&P 500 con tanto di equity line. Sono assolutamente parallele quelle che con le stesse potenzialità che possiamo avere sul DAX in futuro. Quindi 1,5-4% ogni mese. Poi a novembre abbiamo, come dire, abbiamo fatto molto di più e questo è sempre positivo. Certo, assolutamente. Allora, mi riprendo il controllo dello schermo. Questo webinar andrà in multiedizione nei prossimi giorni, come consuetudine per l'Istituto Svizzero della Borsa. E per opzionare, già dal 1° dicembre entriamo in quella modalità promozionale natalizia, quindi il servizio è in promozione esclusiva, una promozione imperdibile per Dribbling DAX. Vi basterà inviare un WhatsApp o un SMS al 320 875 6444 con scritto Dribbling, scritto DAX, la formula che preferite. 320 875 6444 per un servizio capace di dare una svolta alla vostra operatività e ai vostri profitti. Dribbling DAX, come portare la volatilità da rischio a profitto. Maurizio, in questa seconda parte del webinar vorrei che analizzassimo le caratteristiche del servizio in sé, come viene erogato, capitale necessario, insomma, le domande di rito. Quindi ti riassegno il controllo dello schermo e ti chiedo in primis capitale minimo necessario per seguire il fantastico servizio Dribbling DAX. Allora, sul DAX i margini sono quelli che sono. Diciamo che io consiglio sempre di approcciare il DAX con una capitalizzazione minima 12-15 mila euro. Sul DAX non si può fare a meno di avere un po' di consistenza di capitale, anche in presenza di operatori europei, insomma, di player europei, di broker europei. Certo. Ora il 12-15 mila euro è anche dove abbiamo calcolato il 1,5-4% mensile, cioè la forchetta di rendimento. Diciamo che quando inseriamo l'operazione i margini impegnati in genere sono molto ridotti, quindi sembra che dei 12-15 mila euro sono anche eccedenti, però nel corso dell'operazione, specialmente se il mercato non è detto che ci vada sempre a favore, nella strategia di novembre il mercato ha giocherellato molto contro di noi, no? E noi ci siamo comunque difesi, è stato normale difendersi e avere anche l'ottimo risultato che abbiamo prodotto, ma se il mercato gioca contro di noi, i margini possono aumentare, possono diventare più rilevanti. Quindi 12-15 mila euro di capitale è da mettere a disposizione per Dribbling DAX. Perfetto. Numero di strategie erogate dal servizio in un mese. Ecco, come vedi, questo dipende molto anche da come si comporta il mercato, in che senso? Nel senso che hai visto che nel mese di novembre abbiamo strutturato una strategia di base, no? Una strategia quella con le put per intenderci. Poi abbiamo fatto una strategia lato nord, quindi con le call, che ci ha permesso anche di finanziare
una migliore copertura del lato sotto, del lato delle put, che poi a sua volta ha richiesto un ulteriore finanziamento, sia pure molto parziale, con una strategia 9 dicembre. Ecco, questo, come vedi, sono strategie che vanno viste un po' sequenzialmente, no? Quindi diciamo che abbiamo aperto due strategie in novembre e una terza che scadrà il 9 dicembre, cioè due strategie sul mese di novembre, intendo dire. Poi avevamo aperto già la strategia dicembre e l'abbiamo chiusa in anticipo. Ora, che cosa andremo a fare prossimamente? Andiamo a strutturare la strategia gennaio, quella che abbiamo illustrato prima. Può esserci un assestamento di qualche strike in funzione di come si muoverà il mercato nelle prossime 24-72 ore. Però, diciamo, la strategia di base sarà quella. E quindi sarà quella strategia che ci accompagnerà fino a gennaio. Però, se abbiamo l'opportunità, noi possiamo abbinarla con una strategia dal lato opposto, perché è il modo migliore per guadagnare di più, no? Per cercare di avere un maggior profitto e magari riuscire a finanziare delle coperture in più che ci piace sempre di avere sulla strategia in essere. Quindi sono da 1 a 3 strategie al mese, che vengono inserite. Una quando, diciamo, non ci sono le condizioni per poterne aprire più di una nello stesso mese e non è neanche necessario dal punto di vista delle coperture, tutte e due le condizioni. Quindi magari mercato molto stabile, no? In questo periodo capita poco. Certo, In passato ovviamente è capitato anche al DAX che ci fossero dei periodi di grande stabilità o di tendenziale stabilità. Quindi da 1 a 3 strategie ogni mese non è necessario stare sempre davanti allo schermo perché quando avete inserito questa strategia dormite anche molto tranquilli perché il vostro livello di rischio di vendita è 2.800 punti sotto il livello attuale del DAX. Beh, se non vi lascia tranquilli questo, obiettivamente forse meglio che non fate trading, insomma, ecco. Però se volete fare trading in opzioni, questo sicuramente è un metodo che vi fa dormire di notte. certo. Una persona che volesse approfittare dei magnifici risultati di Dribbling DAX, ma che non avesse le competenze, riuscirebbe comunque a seguirlo? Ma E come quale sai? genere di supporto avrebbe? Allora, come sai, abbiamo portato nelle opzioni molte persone che avevano una cultura magari o solo basilare o assenza totale di cultura sulle opzioni. Ce le abbiamo portate perché? Perché anzitutto non dimentichiamoci il supporto dei contenuti gratuiti, no, che stiamo dando, dove spieghiamo in chiaro che cosa facciamo. Che siamo, credo, gli unici o fra gli unici a spiegare in chiaro che cosa facciamo. Non facciamo chiacchiere durante i nostri contenuti gratuiti. Illustriamo realmente strategie, così come si sono verificate in passato, e strategie che andremo a inserire prossimamente. Quindi stiamo illustrando la realtà e questo è già un metodo didattico che ha permesso a molte persone di poter capire meglio il mondo delle opzioni. Ma poi noi diamo tutto il supporto necessario rispondendo ai quesiti dei nostri clienti o comunque andando a consigliare loro il metodo migliore in funzione di quelle che sono le singole necessità di ogni cliente. Tu sai che abbiamo una relazione preparatissima su questo argomento, abbiamo la possibilità di poter interagire con ogni singolo cliente per poter andare a formarlo in modo adeguato affinché possa replicare le operazioni in modo assolutamente trasparente, assolutamente efficace. I segnali operativi sono, ecco, questo guarda, il segnale operativo è un caso che è aperta qui, è la schermata, non ce l'ho neanche fatta apposta. È un segnale operativo di Dribbling DAX per la scadenza 9 dicembre che abbiamo visto prima. Come vedi, compro una put 13,3 con il prezzo di quel momento, vendo una put 13,2, compro una put 13,100, vendo 4 put 13.027,50. Credo che sia un segnale assolutamente Grazie. trasparente, assolutamente comprensibile da tutti. Poi
Poi spieghiamo che questo serve per finanziare un acquisto, che erano le famose due call 14.550. Spieghiamo qual è il risultato, c'è un debito di 2 punti, significa che abbiamo speso 10 euro per questa operazione, che è un'operazione che ci ha dato delle coperture ulteriori. Quindi significa che replicare i nostri segnali è estremamente semplice e comunque il supporto ai clienti che diamo è costituito da un centralino telefonico che risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Ripeto, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Non è una segreteria telefonica, sono persone che rispondono a disposizione della nostra clientela 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Le nostre email di riferimento per l'assistenza sono monitorati 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, 7 giorni su 7, 18 ore al giorno. Quindi questo è il nostro livello di assistenza che diamo ai nostri clienti. Eccezionale. Maurizio, la promozione sarà limitata nel tempo, nello specifico proprio questa di Dribbling Ducks, che è una promozione unica, imperdibile, eccezionale. Sarà limitata nel tempo, ovviamente, ma laddove volessi approfittare della promozione e per un motivo o per un altro posticipare l'attivazione del servizio, mi sarà possibile farlo? Eh certo, sì, questa è una cosa che poi dipende dalla volontà e dalla, come dire, dalla disponibilità di ciascun cliente, no? E il cliente Ok. prima può dire magari inizio a gennaio, no? Cioè mi abbono adesso, approfitto della offerta speciale, della promozione particolare che c'è sul prodotto legato per un numero limitato di giorni, ovviamente. A chi ha visto questo webinar, a chi partecipa ai nostri webinar, e questo permette di poter avere la condizione migliore di poter iniziare nel momento in cui ciascuno si sente più disponibile per iniziare. Magari vuole iniziare a gennaio perché in questo momento è dicembre e non ha voglia di cominciare l'operatività ora. Chi ha voglia prende il prossimo segnale che è un segnale simile a quello che abbiamo appena descritto. Assolutamente. Maurizio, di quale equipaggiamento avrò bisogno per poter seguire il servizio? Ma vabbè, diciamo una buona connessione a internet, una piattaforma di trading per fare trading sul DAX, una piattaforma quindi di trading che mi permetta di fare le opzioni del DAX. Ci sono numerosi operatori italiani che sono attivi sulle opzioni del DAX, ci sono operatori europei o di livello mondiale che lo stesso sono attivi sull'opzione del DAX. Quindi un conto operativo di questo genere, una connessione a internet, la sottoscrizione dell'abbonamento per ricevere i segnali. I segnali vengono emessi attraverso un canale Telegram che avvisa dell'avvenuta pubblicazione del segnale. Quindi al momento in cui noi pubblichiamo il segnale, quindi questo segnale operativo, il nostro cliente riceve un segnale Telegram che lo avvisa dell'avvenuta pubblicazione e riceve nel contempo una email che lo stesso lo avvisa della pubblicazione. Attraverso questi canali il cliente va a loggarsi sulla sua pagina personale del sito, molti la lasciano già loggata nei dispositivi mobili, nei propri smartphone, nei propri dispositivi portatili oppure nei computer fissi che hanno sulla propria scrivania. E vanno a vedere, il cliente va a vedere il segnale e va a replicarlo se lo desidera sulla sua piattaforma. Perfetto. Maurizio, la domanda che viene posta più spesso dai nostri partecipanti: c'è tempo per inserire il segnale o dovrò restare lì davanti al PC in attesa del segnale? No, no, per carità, cioè inserire questo segnale qui, questo è un segnale equilibrato, no? Equilibrato cosa significa? Guarda, quando l'abbiamo inserito, prima il prezzo era 21 delle 11.600, ti ricordi che qui era 82,5, no? 82,6, Certo. adesso è 84, ecco, puoi capire, no? Che
Nel frattempo sono passati, adesso sono le 12:40, insomma, abbiamo iniziato che erano le 11:40, quindi è passata un'ora. Non è che, voglio dire, inserire ora o inserire un'ora fa o mezz'ora fa cambiava di tanto. E non cambia di tanto neanche inserire fra 3 ore o addirittura domani, perché comunque una 11.600 potrà variare di un punto, di 2 punti, di 3 punti. Sono opzioni vendute lontane, quindi sono. Hanno una sensibilità al prezzo relativamente modesta, permettono al nostro cliente di poter fare le cose con assoluta tranquillità. Ad ogni modo, laddove il cliente volesse avere certezze, potrà sempre fare riferimento a noi e avere il nostro supporto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Rispondiamo molte volte a domande del tipo: ma ho perso il segnale magari 2 giorni fa, no? Va bene? E allora andiamo a vedere se c'è la necessità di assestare il segnale, perché alle volte basta addirittura assestarlo, non so, di qualche punto, no? Sopra o sotto, ma per lo più non è necessario, nel senso che, ripeto, le variazioni che posso avere sono di questa portata qui nell'arco di poco tempo. Perfetto. Allora, Maurizio, è possibile seguire il servizio con un capitale modesto e ottenere grandi profitti che oscillano tra l'1,5 e il 4% mensile? Il servizio si rivolge sia agli esperti, ne abbiamo tantissimi tra i nostri abbonati, sia ai neofiti, a coloro che non conoscono le opzioni perché c'è un servizio di supporto e affiancamento attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Insomma, l'abbonato viene seguito pedissequamente in ogni aspetto. È possibile seguire comodamente il servizio, non c'è urgenza per immettere l'ordine a mercato e ottenere anche un supporto laddove ci fossero dei dubbi di taglio tecnico. Quindi, Dribbling Ducks, io mi riprendo il controllo dello schermo, Maurizio, per lanciare nuovamente la promozione di questo fantastico servizio che è Dribbling Ducks. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320 875 6444 con scritto Dribbling Ducks, Dribbling Ducks 320 875 6444. Maurizio, io ti ringrazio immensamente per la tua partecipazione a questo webinar Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. e ringrazio tutti gli ascoltatori che ci seguono sempre con grandissima attenzione. Grazie mille a tutti, una buona giornata.